Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento con gli incontri con l'autore di Leggiamoci Su. Mi presento, sono Maria Francesca Magno, presidente dell'associazione culturale Leggiamoci Su, che nasce e opera nel comune di Fagnano Castello da oltre 3 anni. Leggiamoci Su parte dapprima come progetto volto ad incentivare la lettura e poi si trasforma in un contenitore di idee, preparato alla realizzazione di eventi culturali, presentazioni, reading, laboratori didattici, incontri con l'autore e molto altro. Prima di entrare nel vivo dell'evento, voglio accogliere con un caloroso benvenuto i nostri relatori, coloro che ci accompagneranno in questo piacevole pomeriggio. La senatrice Fulvia Michela Caligiuri, grazie per essere qui con noi. Marco Marchese, direttore di Officina Editoriale d'Acleto, che ha posto un importante sigillo all'opera, producendo una suggestiva silloge. Grazie, benvenuti. Ionella Iungo, poetessa e autrice, che ha tradotto in grandi emozioni i suoi pensieri. Saluto e do il benvenuto Concetta Grosso, presidente provinciale del Circo Senza, portavoce forum terzo settore di Ateno. Saluto e ringrazio anche il presidente dell'Associazione Santissima Immacolata Concezione di Fagnano Castello, Vincenzo Arena, che ha voluto fortemente che la nostra associazione fosse qui oggi. Quindi grazie Vincenzo di cuore per questa occasione. Passo quindi la parola ai relatori che ci accompagneranno in questo viaggio, dal quale certamente trarremo grandi insegnamenti. Ci saluta adesso la senatrice Caligiuri. Innanzitutto un buon pomeriggio a voi tutti e grazie di essere qui. È un sabato pomeriggio, quindi insomma ancora maggior ragione grazie. E un ringraziamento particolare a Maria Francesca che ha aperto i nostri lavori e farei io un applauso a lei per l'apertura. La nostra autrice, la giovane Ionela, dirò fra poco cosa penso di questa iniziativa e cosa penso insomma del suo coraggio, perché poi ci vuole sempre coraggio per affrontare delle sfide. La nostra Grosso, che è il CIF, ha sempre un pezzetto particolare nel mio cuore, in modo particolare, ma nel cuore di tutti, perché riescono a fare delle cose molto importanti. Ne parlavamo prima qua fuori, poi sarà lei insomma a dirci qualcosa in più, ma quello che riescono a fare per il mondo delle donne, quindi donne per le donne, diciamo che meritano un'attenzione sempre più particolare, soprattutto oggi che purtroppo continuiamo ad assistere, ad ascoltare di fenomeni veramente particolari. Il direttore Marchese, che presta attenzione alle donne in modo particolare per quello che possono e devono continuare a fare nel mondo dell'editoria, ma insomma in tanti altri settori. Poi ci sono Luigi, c'è Vincenzo, quindi un ringraziamento particolare a voi tutti. Quando ricevo questi inviti è sempre un onore per me, in modo particolare quando si tratta di donne che riescono a portare avanti in maniera caparbia, in maniera insomma agguerrita, il proprio volere. È il caso della nostra autrice. Io non ho letto tutte le 87 pagine, però ho spulciato nel tuo libro e ci sono delle cose molto interessanti. Innanzitutto il suo percorso di vita. Non è facile, dopo un trasferimento, dopo una vita di studi e anche di difficoltà, arrivare in Italia, arrivare in Calabria, arrivare a Cetraro e continuare a portare avanti le proprie idee, la propria voglia di fare, riuscire a scrivere delle poesie, riuscire a fare un libro. E sono delle cose che sembrano, è uscito il libro, Ionela, insomma andiamo a sentire l'autrice o leggiamo. Al di là della lettura della poesia, è importante capire il ruolo dell'autrice nel contesto. Lei parla di un amore del paesaggio per la nostra Calabria, no? Dice in modo particolare, insomma, dove le montagne si baciano con il mare o dove il sole, insomma, gioca con il vento, tutti dei passaggi nei quali si coglie l'amore che le ha nel nostro territorio. Beh, molto spesso devo dire che questo succede
più a chi viene da fuori e non ai calabresi. Noi diamo per scontato il nostro territorio, diamo per scontato che le montagne si baciano con il mare, diamo per scontato che il sole gioca con il vento, diamo per scontato troppo. Usciamo da 2 giorni, veramente da un mese e 2 giorni, aggiungo un mese e 2 giorni, vi spiego perché, particolari, per me sicuramente, ma per tanti altri amici. Una nuova campagna elettorale che ci ha visto alla fine trionfare il centrodestra e siamo tutti felicissimi dei risultati raggiunti. Ma non è stata una campagna elettorale, insomma, come tutte le altre campagne elettorali, io ne ho fatte diverse. Questa per me è stata difficile. È stata difficile perché nasce non dal termine di un quinquennio, di una legislatura, nasce perché è venuta a mancare un'amica prima di tutto, una grande donna, la Presidente Iole Santelli. E per chi ha vissuto con lei al di fuori della politica non è sicuramente una cosa facile. E poi una cosa difficile per tutti noi calabresi, io insomma, ce ne siamo resi conto, in questa campagna elettorale prima, diciamo che da quando è mancata Iole, da un anno, ce ne siamo accorti che ci mancava come popolo calabrese. In campagna elettorale l'ho detta questa cosa, ma voglio ribadirla adesso perché magari in quei contesti veniva forse vissuto come una cosa, lei lo dice perché in campagna elettorale, no, io lo dico perché lo sento e lo dico a maggior ragione adesso dopo la campagna elettorale. Quando l'abbiamo votata a gennaio 2020 non le volevamo così bene, la conoscevamo, l'abbiamo votata, come la parlamentare che 20 anni fa aveva fatto, da 20 anni faceva la parlamentare, qualcosa buona per la Calabria l'aveva fatto, non sapevamo ancora bene cosa in realtà, però qualcosa l'aveva fatto. Dopo il suo exploit in Calabria, quindi l'essere diventata presidente della regione Calabria, purtroppo è scoppiata la pandemia. E come Calabria ci aspettavamo dei momenti proprio bui. Beh, in quel momento abbiamo scoperto una donna, guarda tu, una donna, guarda caso una donna, che ha cacciato fuori le sue grinfie, ha lottato come una lionessa, innanzitutto contro il suo male. E il suo male l'ha messo da parte, l'ha lottato proprio, ha lottato contro il suo male mettendolo da parte e non parlandone. Non mettendo in discussione il fatto che si potesse fare comunque il presidente della regione Calabria nonostante il suo male. E poi ci ha fatto sentire come calabresi finalmente qualcuno che ci proteggeva. Qualcuno che parlava dei calabresi dicendo i calabresi, la Calabria. E a livello nazionale eravamo ascoltati, non eravamo più la Calabria che non andava ai tavoli, la Calabria che non c'era, la Calabria che non contava. No, no, invece la Calabria. Questo l'ha dimostrato anche con le azioni. I tavolini all'aperto che sono arrivati col governo Draghi qualche mese fa. Iole lo disse a marzo del 2020, ad aprile del 2020, quando eravamo in pieno lockdown e tutti quanti la criticarono. Però tutte queste attenzioni che lei dimostrava verso noi calabresi hanno fatto sì che dentro di noi riuscissimo a capire veramente il suo spirito, la sua volontà, il suo intendimento ultimo, che era quello di mostrare una Calabria che nemmeno noi calabresi conosciamo ancora, di cui non conosciamo tutto, e che non siamo disposti a difendere, diciamoci la verità, fino alla fine. Invece lei ha tirato fuori, dentro ciascuno di noi, secondo me, questo spirito, come a dire, noi ci siamo, noi siamo forti, non dobbiamo abbassare il capo, noi possiamo farcela perché abbiamo tanto da mostrare. E quando lei è venuta a mancare, un po' di queste nostre certezze, il sentirci con le spalle al sicuro, sono venute meno. Ecco perché è stato difficile per tutti i calabresi, poi figuriamoci per chi aveva un rapporto con lei ancora più intimo e stretto, fatto di amicizia, era ancora più difficile. Poi, e questo è il mese di campagna elettorale difficile, parlando di Iole ed essendo consapevole che Iole non è più qua tra di noi fisicamente, ma con lo spirito c'è sempre. 2 giorni perché il 15 ottobre ha fatto un anno e siamo stati a celebrarla con l'emissione di un francobollo, guardate che non era mai successo una cosa del genere. Il primo francobollo dedicato ad un politico calabrese, donna per giunta. È una cosa bella. Ci siamo ritrovati ieri in una sala, una delle sale più belle del Senato, con la Presidente Casellati che ha fatto il suo intervento ricordando Iole con una voce rotta dall'inizio alla fine. Aveva difficoltà a parlare, nonostante questo è andata avanti col suo pensiero in maniera... è stato veramente un discorso bellissimo. Poi c'è stata la Presidente di Poste Italiane che hanno deciso appunto di coniare il francobollo.
Collo, il vice ministro Pichetto Fratin, c'erano tante personalità e ha chiuso Marcello Pera, presidente del Senato. Ha chiuso Marcello Pera perché Iole ha iniziato i suoi passi nel suo studio e poi, quando lui era presidente del Senato, lavorava nell'ufficio legislativo e ha raccontato dei passaggi che effettivamente forse nessuno di noi sapeva. Dicendo anche, insomma, delle cose che magari sono per noi scontate, ma che invece dette a livello nazionale e con tutte le persone che erano lì a seguire non facevano altro che annuire, e allora questo significa che c'era un affetto, una riconoscenza verso questa persona che forse noi calabresi non abbiamo mai avuto. E quindi tra ieri e oggi in Cittadella Regionale un altro riconoscimento a Iole con la messa, con tutti i consiglieri. E lo stesso arcivescovo ci diceva questo, che persone come Iole seminano il cammino, seminano. E anche il presidente facente funzioni, Spirlì. Lei ha seminato e noi, insieme a lei, perché non è qui fisicamente ma è sempre qua con noi, dobbiamo raccogliere. Allora, prendendo spunto da tutto ciò, dall'insegnamento che lei ci ha dato e che dobbiamo portare avanti, no? Io dico che a maggior ragione, giornate come oggi, l'autrice che pur provenendo da fuori, pur avendo un passato con tante difficoltà, non è sicuramente facile venire qua e continuare a portare avanti le proprie idee, devono essere apprezzate, ma non solo per il loro lavoro singolo, ma per quello che rappresentano per la comunità. Io, vicino a Ionela, ma tutte le Ionele, mi permetto di parlare di te, ma plurale, rivolta a tante altre donne, che oggi si spengono per un territorio che non è nemmeno il loro, perché dietro il suo lavoro, oltre ad essere il suo lavoro, c'è il nostro territorio, perché lei parla anche del nostro territorio. Vero, parla delle sue origini, quindi è normale ed è giustissimo che parli del suo di territorio originale, però poi parla del qui, e nel qui siamo noi, il nostro territorio, tutti quanti noi come comunità. Quindi quando parliamo o abbiamo qualche perplessità, parlando del nostro territorio, pensiamo che viene molto apprezzato da chi invece ci è arrivato dopo, non ha un'origine, quindi non ha un legame sentimentale e affettivo, nonostante questo, viene qua e fa delle poesie. Quindi solo per questo deve essere ringraziato. Dalla parte politica, spero che si possa continuare con il cammino intrapreso dal 2020. E quindi con un'attenzione particolare al mondo della cultura e anche alle Ionene che vengono e che vogliono portare avanti la propria idea, la propria cultura, i propri scritti, i propri pensieri. Quindi con una politica che si metta al fianco. Io ho sempre detto che bisogna fare in modo che le istituzioni facciano cerchio, quadrato, vogliamo dire, intorno alle attività produttive, ma sono la stessa cosa per le attività culturali. C'è molto da fare in un paese come la Calabria, in una regione come la Calabria, che ha necessità di ripartire proprio dalla cultura. Siamo, se ci affacciamo da qua, io credo che sia uno degli scorci più belli di tutta la nostra Calabria, insomma, e anche andiamo oltre la Calabria. Però se non mettiamo la nostra base culturale, non mettiamo a frutto quello che di bello, perché poi, insomma, alla fine nei nostri territori la storia noi l'abbiamo ereditati. Noi non dobbiamo fare altro che rivalorizzarli, valorizzarli, mettendo a frutto tutto quello che ci offre e cercando di unire la cultura con la storia, con la religione, con l'arte, con l'agroalimentare, quindi con l'agricoltura. E con tutto dobbiamo far veramente vedere e conoscere a noi calabresi in primis, ma poi al resto d'Italia e al resto del mondo, quanto la Calabria abbia da dare. Quanto la Calabria poco abbia dato in questi ultimi anni e anche prima, e quanto invece possiamo fare tutti quanti insieme. Dal canto mio, sia facendo filiera istituzionale con la Regione Calabria, con il nuovo presidente Roberto Occhiuto, al Senato, io sono in commissione agricoltura, in commissione ambiente, in una commissione ispettiva sugli infortuni sul lavoro, ma con tutto il mio gruppo e anche fuori, perché poi ci sono dei temi che insomma, vengono condivisi. Credo che sia arrivato il momento di far emergere veramente questa Calabria sull'insegnamento di Iole e sull'insegnamento anche di
Il nome com'è? Ionella. Ionella. Ionella, perché per me e per tutti quanti noi sicuramente rappresenta un esempio da seguire per la sua forza, la tenacia e per il suo lavoro. Quindi vi ringrazio ancora una volta di essere qui e spero di rivedervi e rivederci quanto prima possibile. Ancora grazie. Grazie senatrice per questo intervento dal quale, come dicevo prima, abbiamo tratto grandi insegnamenti. Passo adesso la parola a, se mi sente, Concetta Grosso, presidente provinciale del CIF Cosenza. Grazie, buonasera. Intanto ringrazio l'associazione Leggiamoci Su, la sua presidente Maria Francesca, giusto? Per l'invito ad essere qui e stare soprattutto vicino a Ionella, che rappresenta una risorsa preziosissima per il nostro territorio. La senatrice già ha detto ciò che avevo intenzione di dire anch'io. Ringrazio te, Ionella, ecco, per la stima e l'affetto. Poi, visto la dedica, me l'hai confermata ancora di più, perché avere una dedica che dice per te con affetto e rispetto, allora è tutto. Questa è l'amicizia vera e sincera. Saluto l'autore di Amore Magico e saluto e ringrazio la senatrice Caligiuri, donna delle istituzioni, una donna sensibile ad eventi culturali come questo e soprattutto quando gli eventi culturali sono promossi da donne. E la ringraziamo, ecco, per la costante presenza sul nostro territorio, non ci fa sentire soli. E ciò vuol dire che, ecco, l'unione, come si suol dire, fa la forza. Per noi Ionella, come diceva la senatrice, è un esempio per la nostra comunità, perché è un esempio vero di integrazione del nostro territorio, è un esempio di inclusione. Ionela, che è venuta da lontano, celebra la nostra terra, come diceva la senatrice, il mare e le montagne che si baciano, noi sottovalutiamo tutto, e invece non è vero. Questo è l'amore per la propria terra, l'amore per l'identità e per la sua nuova terra. E ti ringraziamo, Ionella, per essere presenti nella comunità cetranese. E poi il tuo libro non è una semplice e banale raccolta di poesie, è un libro essenziale, è un libro dove si evincono le emozioni, i valori, che dopo un periodo di distaccamento sociale come quello che abbiamo vissuto ce n'era tanto bisogno. Ionella ci fa ripercorrere il sentimento della sofferenza, del dolore, della gioia, del rispetto. Ciò che si evince da questo tuo libro è il rispetto per la vita, per le persone, per il paesaggio, per tutto ciò che ci circonda. E questo è molto importante, perché sono dei valori fondamentali, sono quei valori che vanno a completare l'essere umano. E poi amore magico, mi ha colpito questa cosa, l'amore è magico quando è vero, è sincero, quando viene dato con affetto, senza un secondo fine, quando l'amore è consapevole. Quindi qui dentro c'è tutto e mi auguro, Ionella, che questo libro venga presentato in lungo e largo e il CIF è a completa disposizione. Infatti ho già contattato le altre presidenti comunali, te lo già dico in anticipo, ti daranno prossimamente una data e tu andrai a far conoscere queste belle parole, queste parole dolci che tu hai scritto in questo libro. E Ionella ha scritto una poesia in particolare, che è La donna. Subito mi è balzato l'occhio sulla donna e dice: per poter amare una donna devi cercare dentro di lei, non la devi uccidere, la devi amare, la devi rispettare. E noi come CIF, lo anticipava la senatrice perché è molto attenta alle nostre iniziative, stiamo portando avanti delle campagne di prevenzione, di sensibilizzazione, di informazione, soprattutto all'interno delle scuole. E quindi adesso partirà anche la formazione del corpo docenti con i nostri volontari formati sempre all'interno delle scuole. Una prevenzione volta ad evitare i femminicidi. Abbiamo aperto tanti sportelli d'ascolto donne dove il CIF è presente, tanti sono gli operatori, tanti purtroppo sono i casi e tanti
tanti i casi che abbiamo gestito nel periodo Covid e anche sul nostro territorio di Cetraro. Nel periodo Covid abbiamo avuto circa 20 segnalazioni sul nostro territorio, non è facile. E quindi, insomma, stiamo cercando di colmare, ecco, questo gap che poi si realizza tra associazione ed amministrazioni, perché le amministrazioni non sono vicine alle associazioni per come dovrebbero essere, nel senso che sono distratte, e tematiche come questa che trattiamo noi in un territorio provinciale, regionale e nazionale, perché è partita dal CIF una campagna nazionale, se uccidi te uccidi anche me, se uccidi lei a questo punto uccidi anche me, ci dovrebbe essere un po' di più di attenzione, di fermarsi, riflettere sul problema e cercare, anche attraverso una coprogrammazione, quelle soluzioni che siano fattive per i territori, e non dico ad evitare, ecco, completamente, perché sarà impossibile, però almeno di ridurre il fenomeno. Quindi noi ci proviamo e mi auguro, ecco, che più gente, più volontari possibili si avvicinino, ecco, alle nostre associazioni, proprio per cercare di portare avanti campagne di prevenzione come quella che stiamo facendo noi. Io ti ringrazio ancora una volta, Ionella, e so che la stima, ecco, è reciproca. Ti faccio tanti auguri. Grazie. E ci rivedremo ai prossimi appuntamenti con il CIF e anche con il forum, perché qui vedo che è arrivato con attenzione il dottor Lupo, che anche fa parte del coordinamento territoriale di Cetraro, quindi sicuramente ripresenteremo anche il libro con il nostro ufficio stampa, è vero? Certamente. Perfetto, grazie a tutti, buona serata. Grazie, adesso passiamo proprio, entriamo nel vivo, ecco, di questo amore magico. Passiamo la parola all'editore Marco Marchese, che ci racconterà di questo percorso. Buonasera a tutte e a tutti, e grazie per questo invito, grazie all'associazione Leggiamoci, perché davvero scalda il cuore quando ci sono queste iniziative, scalda il cuore quando si presentano i libri, perché fare editoria è un settore particolarmente difficile. Io sono un neo editore, la mia casa editrice proprio a novembre compirà 2 anni, quindi è stata fondata veramente di recente. Qualcuno mi ha preso anche per pazzo, perché dice: ma perché? Io il problema l'ho risolto subito, io con la casa editrice non devo fare i soldi, la mia è una passione, perché comunque in Italia se uno vuole fare soldi con l'editoria ha sbagliato proprio il settore, perché purtroppo ci sono dei grandissimi problemi. I problemi sono legati a degli aspetti tecnici dell'editoria in sé, ma poi dopo soprattutto al fatto che si legge poco. E poi da nord a sud, più corriamo verso il sud, meno si legge. E allora, considerando che avevo questa passione, ho detto: beh, io la casa editrice la devo fare qui, perché è proprio su questi territori che c'è bisogno, da una parte, di produrre più cultura possibile, e dall'altra parte di promuovere e moltiplicare le iniziative che fanno cultura, proprio nel solco del ragionamento che faceva prima la senatrice Caligiuri, perché la cultura è assolutamente importante. Se ne parlava prima anche con il mio amico Nello, che è qui. La cultura è proprio alla base per quel cambiamento che noi aspettiamo, però, ecco, ho detto proprio la parola cardine, aspettiamo. Noi dobbiamo essere protagonisti di questo cambiamento. Se non siamo proprio noi calabresi ad essere protagonisti di questo cambiamento, perché ci poniamo in una fase, come posso dire, di attesa che qualcuno venga a risolverci i problemi, attesa di qualcuno che porti questo cambiamento, noi non riusciremo ad andare da nessuna parte. Ecco perché queste iniziative sono importanti, mi scaldano il cuore, come dicevo prima. E poi adesso due cose sul libro di Ionela. È arrivato il manoscritto di Ionela,
Io ho riflettuto 3 secondi, 3 dopo averlo letto, e dico, io questo qui lo pubblico. Ah, proprio perché non è una semplice raccolta di poesie, ma all'interno troviamo il percorso di una vita. E che vita? Una vita, possiamo dire, avventurosa, ma non nel senso cinematografico, avventurosa perché abbiamo davanti una donna che è partita da lontano, dal cuore dell'Europa, ed è venuta in questa nostra splendida terra di cui lei si è innamorata. E io volevo aggiungere anche qualcosa in più sul nostro territorio, no? Perché vedete, lo dico sempre quando ho l'occasione di parlare di Calabria e di parlare anche del nostro territorio, la Calabria si trova esattamente, se noi teniamo conto dei 4 punti cardinali, nord, sud, est, ovest, è esattamente al centro preciso del Mediterraneo. Poi abbiamo proprio per una combinazione, se proprio vogliamo essere precisi, proprio al chilometro, noi abbiamo la città di Reggio Calabria che è perfettamente al centro del Mediterraneo. Ma adesso, al di là della curiosità geografica, no? Perché questa è una curiosità, dice, vabbè, noi ci troviamo qui, siamo perfettamente al centro del Mediterraneo, in questa propaggine che è la penisola italiana, che solca, diciamo, il Mediterraneo. Qui siamo nel campo delle curiosità, però attenzione, questa posizione geografica è una posizione geografica particolarmente felice. Perché particolarmente felice? E insomma, guardate un po' fuori, no? Il clima, abbiamo avuto 2 giorni di pioggia, ma generalmente in Calabria quando fa maltempo è difficile che arrivi il terzo giorno consecutivo, poi dopo ti si apre il sole. I venti sono importantissimi per quella qualità agroalimentare, per quella qualità enogastronomica che è invidiata da tutti. Cioè la nostra qualità agroalimentare, la nostra qualità enogastronomica non ha niente di meno di tutti i nostri colleghi italiani delle altre regioni. E poi voglio dire, questo costituisce però il famoso Made in Italy, questo brand del Made in Italy che è famosissimo nel mondo. E questo diciamo per aggiungere qualcosa in più a questa particolarità geografica di cui Ionela si è innamorata. E dicevo, il suo libro ripercorre con una sorta di filo conduttore la sua vita. È un libro che non si può leggere, cioè si può leggere tutto d'un fiato, però è un libro da lasciare sul comodino, perché ogni tanto, quando si ha bisogno un po' di quella carezza, un po' di quella parola buona, beh, allora questo libro si può aprire a caso, a qualsiasi pagina, perché le liriche non sono lunghe, e allora ci si scalda il cuore leggendo queste perle che Ionela ci ha voluto regalare. Ci ha fatto questo regalo letterario che è importante per tutte le ragioni che abbiamo detto prima. Nella mia casa editrice prestiamo molta attenzione anche alla rappresentanza di genere, però è una qualche cosa che è venuta assolutamente naturale, spontanea. Penso adesso con i 12 testi che sono usciti, che ci troviamo in una situazione quasi perfetta di rappresentanza di genere, quindi non c'è una maggioranza di autori o di autrici, ma c'è una rappresentatività paritaria. Questa è una cosa molto importante perché, per tutte le ragioni appunto che dicevamo prima, e anche perché io intimamente penso che le donne abbiano effettivamente una marcia in più. Hanno una marcia in più semplicemente perché storicamente la società ha assegnato loro dei compiti che io ritengo più gravosi. La società italiana, l'abbiamo vista, non è una società che ancora che possiamo dire tagliata a misura di esigenza femminile, e c'è ancora un grandissimo lavoro da fare. E se poi andiamo a toccare appunto il tema della violenza sulle donne, da questo punto di vista c'è da fare davvero un grande, grande lavoro anche di recupero, perché non soltanto i femminicidi, che sono la parte più eclatante, più drammatica di questo fenomeno, ma la violenza sulle donne è fatto anche di violenza fisica che non porta alla morte, ma porta a quello stillicidio quotidiano che porta ad una morte interiore, ad una morte civile, se vogliamo.
è fatta anche di violenze più sottili, che sono le violenze psicologiche, i ricatti dal punto di vista economico, soprattutto in un territorio del sud dove mancano le opportunità, perché molto spesso, anzi quasi sempre, le donne che subiscono violenza subiscono anche il ricatto economico, quindi l'impossibilità di affrancarsi di una situazione difficile, spesso appunto accompagnata anche dai figli. Allora a quel punto il primo bene prezioso che viene protetto dalle donne sono proprio i figli, e che aggrava ulteriormente la loro condizione personale. Allora c'è tantissimo bisogno del contributo delle donne in questa società che ha ancora tanti problemi da questo punto di vista da risolvere. Se da una parte devono essere, è vero, devono essere le donne che devono rendersi protagonisti, io dico anche che ci sono però anche tanti uomini che devono incominciare a fare non un passo indietro, ma perlomeno un passo di lato, per cominciare a lasciare il giusto spazio alla rappresentanza femminile, alle donne, al loro lavoro, al loro valore. Vi ringrazio. Grazie direttore, sa bene, come dicevamo poc'anzi, che Leggiamo Gesù è ben disposta soprattutto a promuovere la lettura, e lo farà adesso con questa nuova conoscenza che ha appena avuto il piacere di fare, quindi prometto, da rappresentante della mia associazione, di diffondere ancora di più questo messaggio. Si apre il sipario, iniziamo le presentazioni. Mi chiamo Ivi, sono io, con le mie bellezze, amarezze, lacrime di gioia e tristezze, ma sempre fiduciosa nel futuro. Siccome vengo da lontano, conosciamoci meglio. Sono la donna carpatina, quella donna forte che non si piega mai, che ama la vita, sorride di fronte alla sofferenza. Vi accompagnerò in un mondo speciale. Vengo da lì, da dove il paese è misteriosamente affascinante, lì dove l'erba è più verde che mai, lì dove le donne carpatine ballano piedi nudi in mezzo al campo. Vengo da lì, da dove nasce la leggenda che parla di Dracula e parla di me. Vengo dal cuore dei Carpati. Vengo dagli Asi. Sono partita da un paese tanto illuminato, da tanto modernismo e tanta povertà. Sono arrivata qui, dove le montagne baciano il mare, qui dove il sole gioca con il vento, e io ho deciso di rimanere qui. Ho conosciuto il dolore e la tristezza, assaporando il tradimento e la solitudine, però sono una donna carpatina. Ho fatto scudo con la mia sofferenza, mi sono alzata ogni volta che sono caduta e sempre mi rialzerò. Lettrice, prima che da moderatrice di questo evento, posso dire che mi sono emozionata tantissimo, perché entrare nelle dinamiche, perché la poesia ti porta proprio a viaggiare, è stato un viaggio faticoso, ecco, perché è come se fossi entrata nella tua di vita, ed è un esercizio che dovremmo fare un po' tutti, metterci un po' nei panni degli altri, almeno una volta al giorno, così potremmo in qualche modo capire come si sta dall'altra parte. Grazie per avermi voluta in questo piccolo, questa realizzazione di questo sogno. Ho avuto il piacere di leggerti, di conoscerti prima telefonicamente, adesso di persona. E mi sono posta alcune domande a cui vorrei, spero, ottenere, per cui vorrei delle risposte. Quanta Calabria c'è in questo libro e quanto della tua terra? Sinceramente è metà-metà. Io sempre mi sono sentita metà, va bene, vengo da Romania, quasi 20 anni fa, mi sono stabilita in Calabria e quindi mi credo che sono calabrese. Quindi metà è l'origine rumena, ma metà sono calabrese, perché sono innamorata della zona, del paesaggio in principale, pure il posto, pure la gente, tutto mi piace. Le tradizioni, il cibo, la cultura, la storia, poi il mare che baciano le montagne, il vento che giocano con
cioè tutto è bello qua, quindi mi sento metà metà. Poi gli occhi di chi viene da lontano lo possono descrivere meglio. Magari noi che viviamo qui abbiamo più difficoltà a riconoscerlo, quindi grazie per averci in qualche Grazie a modo voi, grazie sottolineato questi aspetti, perché in effetti è bello davvero vivere qui, con tutte le difficoltà che si possano presentare. Crede che ci sia più bisogno di poeti in questo momento o di lettori? Io credo che i poeti ci siamo tantissimi e che ognuno di noi, se scriviamo, scriviamo perché ci fa piacere, perché veramente l'abbiamo nel cuore. E credo che c'è bisogno pure dei poeti, ma veramente c'è bisogno dei lettori. Ma quelli lettori veri che aprono il libro, leggono, non aprono il telefono e leggono, o i tablet. Quindi lettori veri. La carta e il libro tra Questo loro. voglio dire. Tra le tante poesie presenti in questa silloge, qual è stata quella più difficile da riportare? La più Emotivamente difficile, parlo. quella che mi rappresenta in tantissimo come donna, è Donna Carpatina, che appena l'hai letto. Poi ci sono tantissime perché un po' il libro è la mia vita. Giustamente, ci sono poesie che sono frutto dell'immaginazione, che magari mi hanno ispirato le situazioni diverse, ma in grande il libro è un percorso della mia vita. Quindi posso dire che rappresenta per esempio la poesia Mamma, che io la mamma l'ho persa 3 anni fa, la poesia Iris, che è dedicata a mia figlia, che è Iris Francesca, e poi le poesie dedicate alle donne, perché io sono una femminista convinta, perché io per la mia idea, no, dico che le donne, se non ci sono le donne, non c'è il mondo. Non viviamo senza le donne. Dietro ogni uomo di successo c'è una donna forte, una donna intelligente. Quindi io questo sento. Ho scelto alcune poesie proprio perché è bello entrarci proprio in questo libro. La fine del mondo. Forse c'è qualche problema di audio. No, adesso adesso si fa sì. risentire. Sono sola e abbandonata in una città così strana. Fra un po' scende il buio e la notte diventa un calvario. La città è deserta, gli orologi annunciano ore pesanti. Spero invano nella mia salvezza. Le strade sono strette e spaventose, nell'oscurità suona pesantemente una campana. Un canto di disperazione risuona e gli uccelli volano verso la luna. Il gelo è tremendo, tocca la gente, la vita si spegne, la cruda realtà. Dal cielo scende il fuoco e aria di morte diffonde. Tra un po' tutto svanirà, tra i tuoni e le fiamme spietate. La sofferenza è tanta e tutto distrugge. Il diavolo sorride. Dietro nuvole nere, la luna sparisce e tutta la bellezza finisce. Mi chiedo, dopo averle riportate, quindi regalate ai lettori, questo velo di tristezza è andato via? Ma certamente che è andato via, assolutamente. A notte fonda, in mezzo alla natura, ho parlato con la luna. Con la sua gentilezza, se mi può dare, con pochissimi spiccioli le stelle, vorrei regalarle il mio amato. Pochissimi spiccioli ho nella tasca, ma mi sento la più ricca della terra, perché ho lui e non mi serve altro. Oh, non guardarmi come fossi un infrattore. Non c'è bisogno di chiamare polizia o ambulanza, perché io sto così bene, come non sono stata mai. Non ho fatto male a nessuno e non ho perso la strada. Mi dispiace. Se avessi avuto di più, forse avrei avuto più fortuna. Io non pretendo nulla, semplicemente vorrei regalare al mio amato, con pochissimi spiccioli, le stelle. Poco fa ho avuto il piacere di scambiare due parole proprio con il tuo amato, con tuo marito, che penso sia la colonna portante della tua famiglia. E volevo proprio capire, ma da donna, da lettrice, da curiosa anche, quanto sia stato importante lui in questo percorso. Ma guardi, io queste poesie le ho scritte tanti anni fa,
certe poesie le ho scritte qua in ultimo tempo, ti voglio dire, no? Certe poesie le ho scritte in Romania. Quindi per me la famiglia è la base di ogni cosa, perché senza famiglia non facciamo niente. Da sole è difficile andare avanti nella vita, quindi devi avere sempre la famiglia che ti sostiene. Almeno io, come sono qua, venuta da sola, io ho solo la mia famiglia, cioè ti voglio dire, mio marito e mia figlia. Quindi è difficilissimo di andare, cioè per noi è difficile perché veniamo di lì, lontani da tutti. Abbiamo avuto fortuna di essere, avere intorno a noi le persone bravissime, le persone che ne hanno aiutato veramente, che ne hanno capiti, ne hanno colti. E quindi siamo stati fortunati, siamo stati molto più fortunati degli altri, parlo da rumena. E quindi come donna ti dico, la famiglia è importantissima, è la base di ogni cosa, è il rispetto prima di tutto. Amore magico, avete visto l'amore mio? Sono una donna innamorata. Sia quel che sia, devo tenerlo vicino a me. Mi faccio portare dal vento e spero che porterà l'amore anche nel cuore del mio amore. Sono una donna colpita dall'amore magico e desidero che la magia colpirà anche il mio amato. Sono come un neonato in mano di tutti. Brillo di felicità solo per lui. Avete visto l'amore mio? Sono una donna innamorata e non voglio svegliarmi mai dal sogno del magico amore. Grazie. Voglio chiudere questo momento proprio con la prima parte della sinossi che è presente sul tuo libro. Vi presento il mio libro di poesie per incitare anche gli altri a leggerlo e a fare questo viaggio come lo abbiamo definito. Vi presento il mio libro di poesia. Sedetevi comodi sulle vostre poltrone, poiché siete invitati alla più grande inaugurazione, quella dell'amore magico. Sarete miei ospiti e vi farò viaggiare nel mondo di una musica. Grazie Ionella, grazie per questo momento. Grazie a voi. All'entrata ci sarà, è stato spostato, sì, è lì, e la possibilità di acquistare le copie di questo libro. Io ripeto, spero che ognuno ne abbia la necessità, perché leggere deve diventare un bisogno, così come lo è per noi, ma si può sempre imparare, non c'è un'età per leggere, si comincia dai 6 anni con la scuola e dovrebbe non finire mai, ecco. Quindi grazie agli ospiti che sono intervenuti, grazie per averci voluto qua e buona serata, a presto. Vorrei ringraziare, se è possibile, vorrei un sentito ringraziamento e l'affetto per l'aiuto che mi avete regalato. Un grazie infinito alla senatrice Caligiuri che con la sua presenza ha regalato e ci ha regalato momenti unici, veramente unici. E un grazie di vero cuore anche alle persone meravigliose della associazione culturale Leggiamoci Su. Grazie infinite alle persone meravigliose come Vincenzo Arena e Antonello Lavalle e Antonella Concetta Grosso. Grazie di cuore a tutti voi carissimi amici, a tutti voi carissimi amici che mi avete onorato con la vostra presenza e mi avete accolto e sostenuto in questo percorso. E non per ultimo, un grazie infinito alla mia famiglia, ai miei amici di cuore che da sempre mi hanno sostenuto e appoggiato e incoraggiato nel percorso di questo faticoso e bellissimo cammino della poesia, della scrittura. Grazie.